Arriva il nostro benefattore. Da mangiare, porca della tua troia, e tu mi ripaghi così, eh? Benvenuto, Daddy, fratello. Chi è lui? A te che cazzo te ne frega? Ho solo chiesto. Con chi ti credi di parlare? Eh? Yoi. C'è un dio. E tu cosa guardi? Cosa guardi? Maledetto sfigato uccello del malaugurio, leggi. Volevi vedermi? Io non voglio più fare affari con dei banditi ladri miserabili. Ehi tu, cosa aspetti? Il biscotto? Dai, offrigli da bere. Ho per le mani una combinazione. Tu? Tutto coperto, al 100%. Mai sentito un'idea migliore, Dani. Un contatto in Giordania che mi vende un treno pieno di benzina a un prezzo bassissimo. Andato? Proprio un affare. Perché non te lo compri tu allora? Non mi bastano i quattrini. E poi ho pensato di fare l'affare con te perché tu conosci gente alla dogana. Non c'è nessun bisogno di conoscere gente alla dogana. Lo sai come dicono i bulgari? Pratico, quando hai un problema e non riesci a risolverlo con i soldi, ti la puoi risolvere con molti soldi! Ah! Ecco da bere. Aspetta, aspetta. Questa cos'è? Whisky in un bicchiere d'arachia, per te va bene? Ti sta sul cazzo perché è zigro, eh? Brutta troia, fuori! Ma non è vero! Fuori, ho detto! Ti spacco il culo! A me? A te sì, perché stai dalla sua parte! Scopati la figa di tua madre! Non sto dalla parte di nessuno, gente! Tutti capo. Fuori, figli! Cosa non importa! Fuori! Fuori, caraggio! Andate tutti a fare il culo! Caraggio, fuori, Dan! Cosa non importa! Io sono l'uomo senza pregiudizi razziali! È vero o no, va? Sei sempre stato tollerante. Ti conosco da quando eri piccolo, Dani. Scusa, scusa. Non fa niente, posso bere dalla bottiglia. No, neanche per sogno. Allora la tua. Alla nostra, al nostro affare. Ah, com'è carino! Tuo figlio ha l'età per sposarsi. Chi dici, Zare? È giovane, ma è molto maturo. È onesto? Al 100%, Dani, per me è la cosa più importante. Tu sì che sei fortunato. La tua sì che è una vita da uomo. Non come la mia, con questi rifiuti umani. Provateci ancora e spacco il culo a quella troia strafatta di vostra madre. Ah, non lamentarti, Dani. Da quello che vedo, non ti fai mancare niente. A cosa serve? A cosa serve? Dimmelo. Ho avuto tutto dalla vita, tutto. Ho una grande casa, un castello, 2500 metri quadrati. Ho anche fatto costruire una tomba per mio padre. Nessuno in tutto il paese ne ha una così. Guarda, non è bella, eh? Molto bella, Davide. Allora perché piangi, Dadan? Non piangere. Come non piangere? Come non piangere? Come? È una bellissima casa, un castello.
È una disgrazia, fratello, una disgrazia. Perché? Ho esaudito tutti i desideri di mio padre, salvo uno, trovare un marito a mia sorella. Che disgrazia. Ma no, andiamo, non preoccuparti, fratello. Tutto si sistemerà. Adesso però stringiamo questo nostro patto e che Dio ci guardi, eh? Dai, alla nostra.